In evidenza parliamo ancora di sanità, il comparto sanitario è sempre più svilito, proclamato lo stato di agitazione da parte dei sindacati in attesa di risposte ed interventi da parte dei vertici preposti, altrimenti non sono esclusi scioperi. Sentiamo. Stato di agitazione del personale del comparto sanità e richiesta di incontro per conciliazione e raffreddamento, a ribadirlo attraverso una nota inviata ai massimi vertici istituzionali e sanitari del Molise, i sindacati del territorio. Al centro della questione il mancato rispetto dei diritti dei lavoratori e delle norme contrattuali, problematiche di turnazioni, ferie straordinarie e mobilità, stabilizzazioni, carenza di personale e di strumentazioni idonee all'esercizio della professione. Ed ancora mancata assicurazione dei livelli di assistenza dei malati e del diritto alla tutela della salute dei cittadini. Nessuna convocazione per contrattazione in relazione al provvedimento commissariale relativo alla chiusura del punto nascita dell'ospedale di Termoli e per accorpamenti e trasferimenti dei reparti. Motivazioni che, in caso di mancato accordo, porteranno alla proclamazione di uno sciopero del personale dipendente delle aziende sanitarie molisane. Intanto, proprio per quanto riguarda la chiusura del punto nascita al San Timoteo di Termoli, tanta amarezza. Nella circostanza l'onorevole Giuseppina Occhionero ha presentato un'interrogazione al Ministro della Salute. La parlamentare nel question time in Commissione Affari Sociali ha chiesto una deroga al provvedimento che, in concomitanza del periodo estivo, oltre a mettere a repentaglio la salute delle mamme e dei nascituri, rischia di far collassare la sanità regionale. Le donne della fascia costiera e dell'immediato introterra, ha rimarcato Occhionero, hanno diritti uguali alle altre. Siamo allibiti nel constatare la totale mancanza di sensibilità del governo rispetto a un tema così delicato. Un governo che continua a guardare a numeri e statistiche, svilendo le reali esigenze del Molise.